Ciao vittoriani del mio piccolo macabro cuore, nonché attoroni del mio firmamento hollywoodiano. Benvenuti in questo nuovo video. Giovedì di sabba, senza streghe, ma pieno zeppo di libri, eppure particolarmente disordinati. Perché questa è la seconda parte del nostro Vi racconto il mio 2020 in libri. Tranquilli, sono episodi antologici, potete tranquillamente vedervi questo e poi andare a recuperare il primo. Quindi potete rimanere tranquillamente in mia compagnia mentre io cerco di riordinare tutte quante le pile, perché in teoria avrei già finito di girare questo video. E se l'ho diviso vuol dire che è uscito anche questo martedì il nostro video a tema Egitto ed epoca vittoriana, che vi invito caldamente a recuperare. Se invece siete capitati qui per caso, per puro algoritmo YouTube vi ha suggerito il mio video e non avete idea di chi io sia e vi ritrovate sto faccione cadaverico nel feed, molto piacere, io sono Arianna e potete iscrivervi al canale, attivare la campanella e rimanere aggiornati su tutti i miei contenuti. Dici ansiolitici e anche particolarmente disordinati. No, chiedo scusa, è che praticamente c'ho la telecamera che mi è rimasta al 13%, quindi mi devo un attimo sbrigare. Non mi faccio perdere ulteriore tempo, perciò io farei rewind e metterei play esattamente dove eravamo rimasti lo scorso episodio. Buona visione! Certo, potevo indossare una t-shirt a tema libri, visto il video, ma vuoi mettere Nubi? Vuoi mettere un cane utile a qualcosa, a differenza tua, Cooper, che non serve a niente e dormi tutto il giorno? Queste t-shirt sono della Pampling, con i quali io ho un'affiliazione. Se dovessero piacere anche a voi, soprattutto questa del Zia Nubi, perché oggettivamente è stupenda, sappiate che potete averla anche voi al 20% di sconto se al momento dell'acquisto, al link giù in descrizione, inserirete il mio codice sconto ARIDAIE, che potete leggere come ARIDAIE questa con ste magliette, oppure ARIDAIE NAMO con sto video. Qua abbiamo delle riscoperte letterarie, signori, importantissime. Sai quelle cose che in teoria leggi alle superiori ma poi devi rileggere per forza in età adulta perché magari non ti ricordi niente? Ecco, io ho due episodi a riguardo da raccontarvi. Allora, il primo è Il mondo nuovo e ritorno al mondo nuovo di Huxley, che finalmente posso dire di aver letto, ma bene, letto veramente bene e soprattutto amato, cosa che io non feci alle superiori. Io sono sempre stata una grande amante di 1984 di George Orwell. Io amo tuttora George Orwell, del quale ho veramente tantissimi romanzi, saggi, scritti. Potremmo quasi fare una George Orwell Anthology, devo solo cercare una buona biografia dal quale attingere tutte quante le informazioni. E quando poi io approcciai la lettura del Mondo Nuovo lo trovai troppo fantascientifico, non mi piacque, ricordo di averlo iniziato e non averlo mai portato a termine. E ci è voluta la pandemia, ci è voluto il 2020 per affrontare una lettura che io ho trovato bellissima. Cioè, vorrei dire all'Arianna sedicenne non capisci un cazzo, figliuola, perché è meraviglioso. Ho preso tanti di quegli appunti, non avete idea. Ci sono alcune cose di un'attualità dentro questo romanzo. Parla da una parte della sterilizzazione, dell'igiene, dell'eccessiva cura, che mi ha fatto ricordare la prima fase di pandemia e tuttora prosegue, l'igienizzarsi le mani. Non lo so ragazzi, mi ha colpito tantissimo questo passaggio e il fatto che ci siano comunque i nativi e che si parli appunto del mondo nuovo e della riscoperta di quelli che siamo stati da parte di quelli che diventeremo. Vabbè ragazzi, è una cosa, viene classificato come romanzo distopico perché è a tutti gli effetti un distopico. Cerco pure di assemblare delle parole che abbiano senso nel descrivervi l'impatto che ha avuto questa lettura su di me. Mi limiterò a dirvi ragazzi che c'è un tempo per ogni libro. Evidentemente io a 16 anni non ero pronta per Huxley, lo sono pronta oggi a 33 anni, leggendogli un libro che mi ha fatto guardare il mio presente con occhi diversi. Per carità, non parla di Covid, non parla di pandemie, di infezioni, no, parla semplicemente dell'essere umano in tutte le sfaccettature. E il fatto che parli dell'umanità e del ritorno al passato e delle origini, perché ha completamente perso, ok, il suo contatto con la parte appunto umana, me l'ha reso talmente attuale che io leggevo e non riuscivo a capire la differenza con il mio presente. Quindi è stata una cosa, cioè, terribile, è stato sconvolgente. Non ho scelto casualmente di leggere Il Mondo Nuovo nel 2020, oltre alla situazione pandemica, ma è perché è uscita una serie TV tratta da
questo romanzo, e della quale io avrei voluto fare un video, cioè parlarvi del mondo nuovo e di come è stato rappresentato in questa serie TV. Il fatto è che talmente mi ha preso la lettura, e talmente comunque ho preso appunti, talmente l'ho studiato, talmente mi sono fatta coinvolgere, che poi il pensiero di stare sul pezzo per il canale YouTube è passato in secondo, in terzo, in quinto piano. Quindi alla fine penso che sia una cosa che posso fare con calma. Veramente penso che il mondo nuovo sia intramontabile come classico e anche come argomento da portare su questi piccoli macabri schermi, quindi a questo punto lo faccio con calma, anche perché continuo a sentirmi sempre un po' troppo stupida, sia per Huxley che per la fantascienza in generale, quindi ho anche scaricato dei saggi brevi e alcuni articoli che potranno aiutarmi il giorno che vorrò portarvi anche questo argomento su questi piccoli macabri schermi. Oh regà, ho fatto in tempo ad andare a prendere Il mondo nuovo di Huxley in libreria, leggo questo perché sta per uscire la serie TV, che sono arrivati 3 blackout, se n'è andata via la corrente, non lo faccio più, ho capito che ce l'ho dalle superiori, l'ho preso mo', giustamente la risposta dell'universo è questa. Allora regà, o c'è un poltergeist dentro casa, o io ho prestato Lolita a qualcuno e non me lo ricordo, ma io ricordo perfettamente a chi presta i libri. Perché niente, volevo girare il nuovo BBC Challenge, ma mi manca Lolita. E mo' mi parte il trigger, eh. E niente raga, sto rimettendo subito a posto i libri che ho utilizzato per la BBC Challenge, perché se rimetto subito a posto le cose, poi c'ho meno cose da fare dopo, non so se mi sono spiegata, altrimenti forse ben mi lascio buttati in un angolo e li sistemo dopo 2 settimane. Oh, raga, dai, ci siamo, mi vado a fare il tè, questa volta non lo lascio nel microonde, cioè scusate, l'infuso, se no col cavolo che dormo, e niente, sono emozionata. Raga, ho appena finito la mia prima live su Twitch, è stata una cosa bellissima. Scusate. Sono sempre una rincoglionita. È perché lo sono, ma scusate davvero. Siamo live! Siamo live con i Backdoor Broadway! Ammasso di pelo inutile. Comunque, non portavo il cane conciata da mercoledì. Ari Adams, da tempi in cui facevo le recensioni sul sito di www.violetta.rocks. Sono emozioni, una volta mi hanno pure fatto le foto quando abitavo a Latina Centro, cioè che storie. E comunque per me è un vanto avere sul curriculum un anno e rotto presso un'azienda come content creator con personaggio, regà. Cioè, io ne sono entusiasta, anzi vorrei continuare. E laggiù ragazzi sta arrivando veramente un brutto temporale. In epoca vittoriana significava un matrimonio felice ed una vita serena ed in armonia. Erano confusi i vittoriani, talmente confusi da colpirsi da soli. Ho finito di montare il video per domani e adesso giro un piccolo easter egg che vi metto a fine video, ovvero vi faccio vedere le carte meravigliose che ci ha regalato Rebecca, ragazzi. Sono fantastiche, me lo giro al volo e lo inserisco. Allora, sono un attimo perplessa. C'ho un colorito sano nel video, è vero? Forse ho sbagliato, ho preso un fondotinta da persone normali l'ultima volta che sono stata da Kiko. Cioè, paro una persona in salute. Ah ok, tranquilli, con la color correction torno morticia dei libri, come mi avete definita. Meno male, mi era preso un corpo, regà, potete capire. Se mi permetti di abituarmi al tuo modo di parlare, posso imparare a capirti sempre meglio. Per aiutarti, mi serve il tuo permesso. Ma questa che cazzo è? No raga, sto a montare il video mentre sto in linea con Fastweb, cioè non ce la posso fare, considerate che io non sono capace ad editare senza mouse, quindi il mio criceto è in tilt al momento. Oh regà, ma ha chiamato mia nonna, metti sul 3, stanno a parlare delle streghe, c'è tutta una cosa sulla caccia alle streghe, mi fa, c'è pure quella che hai parlato te su YouTube. Nonna, sei una grande, sei, punto. Eccolo, ce l'abbiamo, ce l'ha mandata la Juvance, ne stanno parlando proprio qui del Malleus Maleficarum. Cioè faremo un video, regà. E considerate l'anello di congiunzione tra il diavolo e la società umana. L'altra riscoperta letteraria che mi ha fatto innamorare ulteriormente di questo canale YouTube, del portare argomenti comunque in concomitanza con uscite, film e altre cose, è... la ballata del vecchio marinaio, che io ho preso con sul libraccio, ho fatto proprio questa azione da book rider prima ancora di aver concepito la rubrica book rider, ovvero tutti i miei libri cacciati all'usato.
Però sul 2020 ho fatto il video, tutti i libri che ho comprato nel 2020, cioè, si chiama proprio Book Rider, quindi secondo me, finito questo, se ve pia, ne passa un'altra ora in compagnia, cioè, avete la rubrica già pronta. Allora, ho recuperato la ballata del vecchio marinaio di Coleridge perché sono stata completamente folgorata da The Lighthouse. Io l'ho trovato un film bellissimo, cioè veramente. Allora, mi ha catturata perché ovviamente io ormai leggo i film, i romanzi, le fiabe, le serie TV con uno specifico filtro dato appunto da quello che è diventato questo canale YouTube, quindi ci vedo magari dei riferimenti ai tarocchi, alla mitologia, e questo mi galvanizza tantissimo. Con The Lighthouse è stato palese. È un film peraltro pieno di gabbiani, che sono i miei animali preferiti. È stato un film che mi ha veramente emozionata, perché mentre lo vedevo pensavo a tutto quello che potevo raccontare attraverso la visione di questo film, e per me è stata una cosa bellissima. Ve lo racconto nel video dedicato a The Lighthouse, in cui vi leggo anche una parte di questa ballata del vecchio marinaio, che per me è stata una rilettura dopo gli anni del liceo, perché questa si studia, ok, alle superiori, ma capite bene che da quando avevo 15 anni, adesso ne ho 33, è stato bellissimo rileggerla. E la rilettura in sé è un concetto che io ho scoperto proprio a quest'inizio 2021 con la Tolkien Anthology, e mi maledico per averla scoperta così tardi, perché c'è così tanta bellezza nel rileggere un qualcosa che magari sono passati così tanti anni, quindi puoi trovare delle conferme, ma puoi trovare anche delle cose nuove, perché nel frattempo tu sei cambiata, ti sei evoluta come persona. E quindi, vabbè, è stato un viaggio bellissimo, bellissimo, cioè Coleridge nel macabro cuore romantico. Anche su questo mi dilungo poco, perché ne abbiamo abbondantemente parlato e letto nel video dedicato a The Lighthouse. Allora, raga, vedo un indizio sulla nuova lettura esoterica, ma secondo me l'ho messa troppo facile, ci arrivate subito, la dovevo fare più challenging la cosa. Secondo voi? Di che parliamo la settimana prossima? Probabilmente del giovedì. Allora, raga, io ho sistemato tutto i libri che avevo sparsi per terra sul pianoforte, i libri che ho rimediato, i libri che mi avete regalato, è tutto sistemato. Se non compro più niente, non entrano più libri in casa, stiamo a posto. Adesso arrivano quelle che sono state le mie letture estive. Abbiamo l'autobiografia di Marie Curie, edito dalla Castelvecchi, che ce l'hanno mandato, sono stati carinissimi, perché io, col fatto che a marzo, mi pare, sia uscito il film di Radioactive, no, scusatemi, a marzo sarebbe dovuto uscire il film di Radioactive, poi ovviamente con la pandemia è tutto quanto slittato. Però io ho scoperto la figura di Marie Curie e me ne sono appassionata tantissimo. Ed è stata anche la donna che mi ha stimolata a portare dei monologhi qui sul canale YouTube, partendo appunto dalla sua biografia e confermando comunque la mia grandissima passione per la scrittura quando diventa a servizio della recitazione. Ed è una cosa che io ho sperimentato grazie alla figura di Marie Curie, che mi ha dato questa carica, cioè l'insegnamento più grande che questa persona mi ha dato attraverso le sue stesse parole. Avere i mezzi limitati non è il vero limite, e vi parlo io che magari sto costruendo tutto piano piano con le mie possibilità, quindi mi è arrivata veramente come un fulmine a ciel sereno grazie comunque ad un film. E ho amato profondamente studiare la sua figura, non tanto le sue scoperte, perché mi sento un po' stupida anche per quello, per capirle approfonditamente, però sì, insomma, sicuramente qualcosa ho carpito, ma è proprio a livello umano che mi è piaciuto tantissimo riscoprire questa figura. Quindi mi sono bevuta la sua autobiografia, che è tutta sottolineata, ci sono tutti quanti i post-it, perché alla fine, vi ho detto, ci ho tratto un monologo, e su questo, oltre al monologo in sé che trovate sul canale YouTube, ho fatto anche un episodio dell'Inside Out in cui vi racconto come ho agganciato il personaggio di Marie Curie, come mi sono trasformata in lei, quali sono i punti della sua vita e delle sue lettere e dei suoi scritti che mi hanno spinta a rappresentarla, a portarla in vita secondo anche la mia visione da attrice. Ed è stato un viaggio attraverso il personaggio che mi ha insegnato tantissimo, ed è tutto partito comunque dalla sua autobiografia, perché se c'è una cosa bella quando devi andare a scrivere di un personaggio è avere il materiale scritto di suo pugno o di sua penna. E questa è una cosa bellissima, non è neanche tanto lunga, ragazzi, veramente ci mettete un pomeriggio per
per leggerla. Lei che racconta la sua esperienza, la sua vita, non è che senza troppi giri di parole, vi si racconta molto dettagliata, molto precisa, quindi anche questo ti dà comunque l'idea di chi sia stata Marie Curie in vita e come abbia affrontato la sua vita. Vabbè, comunque, un viaggio fantastico che mi ha fatto compagnia tutta quest'estate, tra fare le foto a lei ispirate, il monologo, il video, l'inside out, cioè mi ha dato modo di raccontarmi su questi piccoli macabri schermi. Io sono molto 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 legata a questa lettura. Buongiorno, io mi sono svegliata che siamo 16.000 iscritti sul canale YouTube e vi ringrazio tantissimo, sono felicissima. Ma soprattutto, vi ricordate quando sono diventata Marie Curie per il monologo che ho scritto per il canale YouTube? Con la Rizzoli Lizard ha visto la nostra foto della locandina e ci ha mandato la graphic novel di Radioactive, che io... vabbè, condivido con Damiano per il lavoro che abbiamo fatto insieme ed è il più bel regalo che poteste fare. Un'altra lettura che è stata per me motivo di aggregazione, motivo di collaborazione, è stata senz'altro Carmilla di Le Fanu. Anche qui penso sia superfluo andare ad, come dire, approfondire l'argomento, perché è stato oggetto di un podcast, ovvero il Monstro Umana Podcast, è stata la puntata alla quale mi hanno invitata a partecipare ed è stata un'esperienza bellissima della quale io devo ringraziare Gaetano Pagano e Francesca Giro, i fondatori e gli autori del podcast di Monstro Umana. Primo per avermi voluta, per me è stata un'emozione più unica che rara, è un podcast letterario meraviglioso, quindi pensare di aver dato anche io un minimo contributo mi ha fatto impazzire. Inoltre Carmilla mi ha dato modo di collegare tutto quello che io ho imparato, ho studiato, ho ammucchiato tra gli appunti, ho sottolineato, ho isolato, grazie a tutti i video fatti sulle streghe realmente esistite, gli studi su Lilith, sulla stregoneria, perché me le sono ritrovate tutte quante nel saggio che io ho ordinato per studiare e scrivere il mio intervento su Monstro Umana, che è Le Vampire di Franco Pezzini e Arianna Conti. Questo è stato diciamo un regalo che mi avete fatto voi, perché quando vi dico i due spicci che poi investo per comprare altri libri, io li uso davvero per comprare romanzi o saggi che siano utili qui al canale YouTube. E tutta la prima parte del saggio di Pezzini è proprio lo studio antropologico della figura di Carmilla, che io ho avuto il piacere di leggere nell'edizione Marsilio, che è bellissima perché ha anche il testo francese a fronte, e ne approfitto anche per ringraziare la Marsilio che ce lo ha mandato sapendo appunto di questo impegno con i ragazzi di Monstro Umana Podcast. Quindi, come al solito, mi ritrovo a ringraziare per questi viaggi letterari le persone che magari danno fiducia a questo piccolo canale YouTube che io amo follemente, è diventata una delle mie ragioni di vita. Questo saggio in particolare penso che sia introvabile, io stessa, ragazzi, l'ho cacciato all'usato dopo averlo salvato e averlo controllato tutti i giorni nella speranza che nessuno lo ordinasse in unica copia, e alla fine era destino che diventasse mio. Ragazzi, io fino a metà giugno non scrivo video su Copione perché sono chiusa a scrivere il mio intervento per i ragazzi di Monstro Umana e la nostra puntata dedicata a Carmilla. Perciò il mio piano per questo periodo, questa settimana, è... Nell'opera di Le Fanu, la componente sensuale e sessuale di Carmilla è di fondamentale importanza. Ma mi sta a fare le foto sto coso? Da solo poi? Ma vattene a fanculo. Scusate. Carmilla, Millarca, Mircalla e le tante metamorfosi del nome che ne accrescono il potere rigenerativo e senza tempo trascina con sé una mitologia fatta di ribellione agli schemi divini e le imposizioni sociali. Allora ragazzi, noi fra 20 minuti saremo in live con Francesca e Gaetano, i ragazzi di Monstro Umana, per una live insieme in cui ci raccontano come è nato il podcast e tante altre cosine, e io ho tirato fuori un look molto sobrio. Allora, altra grande lettura del 2020 è sicuramente L'ultimo uomo di Mary Shelley, il primo distopico della letteratura inventato dall'autrice del Frankenstein, nonché una delle mie scrittrici preferite, nonché donna che stava avanti
30.000 secoli rispetto agli altri. Perché? Perché ha parlato per prima della pandemia, di un'infezione, di un virus. No, ragazzi, allora l'ultimo uomo è stata una rivelazione. È stata, premesso che è un regalo arrivato qui al canale YouTube, del quale vi ringrazio tantissimo. Quando scegliete testi dalla wishlist pubblica mi fate felicissima, perché è bello sapere che dall'altra parte magari poi vi aspettate degli approfondimenti sempre con i miei tempi dall'Umaga Romana, perché questo significa effettivamente studiare insieme. Ma questa lettura mi ha confermato Mary Shelley nell'Olimpo delle mie scrittrici della vita. Ovviamente ne ho fatto un approfondimento, cioè assolutamente, su Mary Shelley, anche perché avevo un sacco di materiale che mi era avanzato già dalla collaborazione con Elena Cornell, quindi ho avuto modo comunque di utilizzare del materiale biografico sulla vita di Mary Shelley e sul perché lei abbia scritto questo romanzo, che è fantastico, ragazzi. È della Juvence, la stessa che ha pubblicato il Malleus Maleficarum, che mi hanno detto che è andato tipo fuori catalogo subito. Cioè, sono fortunata io ad avere un'edizione, perché quando lo spaccio e lo consiglio poi mi scrivete tutti che non lo trovate, ed è un peccato perché è un testo importantissimo. E io vi invito caldamente a recuperare questo romanzo della Shelley, che al tempo fu ucciso e distrutto dalla critica. Secondo me rimane uno dei suoi pilastri letterari, e su questo vi invito caldamente a recuperare il mio video di approfondimento, perché là andiamo anche ad indagare alcuni aspetti della sua vita, alcuni aspetti biografici che ritroviamo all'interno del romanzo, perché alcune figure sono ispirate al marito, sono ispirate a Byron, quindi c'è, in realtà noi abbiamo un viaggio nel romanticismo e nei personaggi che ne fecero parte attraverso questo testo importantissimo della Shelley. Alla fine apprezziamo anche la mole delle letture affrontate, perché effettivamente questi saranno una ventina di libri, non di più, però vi devo dire che comunque certi mattonazzi. Vedi pure come con la Shelley non tareggi bene il tavolino, fa concorrenza a Dickens, sa? Io ho girato il video su Mary Shelley, ho anche tirato fuori la mitica... Ma questo che è? Vulcano? Ma no, no, cioè sì, ho capito che l'incipit è la grotta da Sibilla Cumana, ma no, fermi, fermi. Ma io intendevo la carta su Mary Shelley. Comunque, regà, parliamo di cose serie. Ho provato a farmi un trucco. A parte qua vedo che c'è sta meno ombretto di qua. Porca pupazza, speriamo che non si veda troppo in video. Comunque ho messo un po' di verde Frankenstein dalla palette dei Kat Von D, spero si veda. Ma posso dire che me sto a garbanizzare tutta. Allora, ragazzi, siamo al Museo dei Tarocchi e vabbè, è una giornata fantastica per me, per il museo, stupendo, ma soprattutto guardate chi è con me. Sono troppo emozionata. Ciao. Ragazzi, io sono emozionata perché ho appena conosciuto Francesca Corzanelli e il suo compagno Emanuele Cosimi. E ragazzi, io parlo in plurale perché fate parte della mia vita, ma è la guida ufficiale italiana di Chernobyl. Emozione. Che emozione, c'è Francesca che mi sta autografando il suo libro di foto e di viaggio a Chernobyl. Vieni a firmare. Vieni anche tu. L'altro autore. Emozione. La signorina Amanda qui ci ha fatto scoprire le poche. Amanda, cosa sono le poche? È nettare degli dèi. Degli... Mi è piaciuto moltissime. La cosa bella è che si possono comporre, quindi noi le abbiamo fatte proprio vegetariane. Boh, guardate, sono bellissime. È ricetta vegetariana, è rubrica vegetariana. Viva l'avocado. Viva l'avocado sempre. Si possono comporre, quindi noi le abbiamo fatte proprio vegetariane. Boh, guardate, sono ricetta vegetariana, rubrica vegetariana. Viva l'avocado sempre. Scusate, il momento di sana nella mitica tazza che ci hanno regalato Simona e Ivana Di Mauro, che saluto tantissimo. Fra un pochino arriveranno anche i gadget del mio shop con le mie tazze. Sto anche inserendo le nuove grafiche, quindi piano piano facciamo tutto. Oddio, ho lasciato tantissimo in infusione lo zenzero, è buonissimo ma è piccantissimo, Rio Mare. Qui
qui sono rimaste le letture autunnali barra invernali fatte e sono bellissime perché seguono tutte quante le uscite Netflix o in generale sulle piattaforme streaming. Fare un piano editoriale in base alle uscite è una cosa bellissima perché mi sono resa conto che mi porta a fare delle letture che probabilmente io non avrei affrontato o magari avrei rimandato o semplicemente avrei conosciuto così vagamente ma poi all'atto pratico non avrei affrontato. Invece io ho scoperto che questo è un punto forza, nel senso scoprire delle letture attraverso anche le nuove uscite mi fa un gran bene, mi fa scoprire cose e mi aiuta ad uscire un pochino dalla sfera della pigrizia, perché va detto, io sono molto pigra, quindi raramente esco dalla mia comfort zone letteraria, cioè in genere vado e punto su quello che sono sicura mi piaccia o possa comunque stimolarmi, e questo mi preclude tanti altri percorsi e tante altre esplorazioni letterarie. Ora è vero, non abbiamo tanto tempo per leggere, quindi sicuramente selezionare le letture aiuta tantissimo, però a volte anche uscire e scoprire cose nuove è importante, secondo me. E vi dico questo perché mi è successo con Qualcuno volò sul nido del cuculo, un romanzo che se non fosse stata per la serie Netflix di Ratched io non avrei mai affrontato. Ovvio, lo conosco perché è un film, cioè ci hanno tratto un film importante con Jack Nicholson che insomma è famoso, è conosciuto, bellissima pellicola, però il romanzo in sé io non l'avrei mai comprato, l'ho fatto per scoprire un pochino la figura di Ratched e lo abbiamo fatto insieme appunto nel video dedicato a questa infermiera molto particolare. Ma il fatto che io abbia voluto leggere un libro per stare sul pezzo mi ha aiutata a scoprire una lettura che è stata molto interessante, molto triste, molto pesante ma molto molto bella, e quindi sono contenta di non averla evitata, sono contenta abbia fatto parte delle mie letture del 2020. È un modo per scoprire, ecco, io la vedo così, la leggo così, così è un modo per scoprire nuove cose, per farmi avvolgere da una lettura, perché forse le do un senso, cioè do un senso alla lettura perché dico ok, ci faccio un video, quindi il fatto che le dia uno scopo mi aiuta anche a galvanizzarmi sicuramente, però sono contenta ed è anche uno dei testi che io ho comprato all'usato, l'ho pagato 1,50€ e mi ha anche dato l'idea per la rubrica Book Rider, che ho detto scusami ma perché non parlare dei libri che caccio all'usato? Cioè alla fine mi sembra una cosa divertente da fare, molto spesso mi metto, trovo delle offerte, delle cose fighissime, quindi ecco, mi ha anche stimolata a aprire una vera e propria rubrica dedicata alla mia caccia all'usato. Sono veramente molto molto contenta, in più Ratched in sé è stata un'esperienza come serie, primo perché me la sono bevuta, cioè nel senso sono sempre lentina anche a guardare le serie TV, però ecco già quando le completo in un arco decente o umano sono fiera di me stessa. Ratched mi ha presa, ha dei costumi bellissimi, è una cosa bellissima che ricorderò sempre di questa serie TV, è il fatto che io, Damiano e Silvia ci siamo messi e abbiamo ricreato, seppur in differita, la locandina ispirata a Ratched per il concorso indetto da Ryan Murphy stesso ed indetto anche da Sarah Paulson. Non abbiamo vinto, ma anche perché ragazzi i nostri competitor erano veramente fortissimi, però abbiamo partecipato comunque con un nostro progetto, quello dei Movie Pop, in cui ricreiamo le locandine dei film e delle serie TV, ed è stata un'esperienza bellissima. E quello che a me piace fondamentalmente poi è raccontare i ricordi che sono legati ad una lettura, quindi io mi ricorderò per sempre questo romanzo di Casey, mi ricorderò per sempre alcune scene di questo romanzo di Casey, ma mi ricorderò quando l'ho letto, perché l'ho letto, che cosa mi ha portato, le esperienze dietro questa lettura, che fanno secondo me il bagaglio dei ricordi più preziosi per un lettore. Thank you.
Ragazzi, siamo arrivati al momento dello struccaggio con il detergente della Omnia. Questa è una tradizione che è nata ormai più di un anno e mezzo fa con i Backdoor Brothers, quando tornavo a casa dai nonni che abitavo da loro tutta truccata per farmi vedere da loro con il trucco. Al volo un'altra e azione. A voi pare normale? A me no. Allora, lui è Luigi, mio compagno di accademia, che lo sta truccando la meravigliosa Letizia qui. Allora, oggi lui fa Lurch, ma secondo me lui è perfetto per fare Pugsley degli Ari Adams. Ci vieni sul mio canale a fare Pugsley? Quando vuoi. Oh yeah. Allora regà, questa è l'Arianna delle 21.35, completamente distrutta, oggi mi sono fatto manca niente, il tampone panna sul setter, dentista, mi accingo a finire di montare il video su Ratched, sembra rilento, in realtà non lo sono ragazzi, perché vi sto preparando veramente un sacco di video per questo ottobre. Ok, no ragazzi, la pazienza di Antonio che ha fasciato tutta l'autostrada di capelli per poter mettere la calotta. Sono spariti, completamente spariti, mi dico Antonio. Diamo il via alle danze, diamo il via alla zucca challenge. Sei contento, Cooper? Sì, questo vuole il pane, ci sta poco da retta. Cooper! Ruoli, cioè sono andata a ruoli, i ruoli che mi hanno lasciato di più. E per me, scusate, quello è il culo del mio intanto cane. C'è uno. Grazie Cooper, ti confermi come il cane più inutile del mondo, come no. Sempre con questo spirito di stare sul pezzo, fare nuove letture a seconda delle nuove uscite, voler scoprire qualcosa ed uscire dalla mia comfort zone, quest'anno ho affrontato un'altra lettura che non era assolutamente in programma, ma che mi ha molto incuriosita e anche titillata e fatto divertire, è sicuramente Enola Holmes, il caso del marchese scomparso, che io qua, per risparmiare spazio, ho rimesso la copertina con l'immagine Netflix, ma sinceramente l'edizione originale c'ha una copertina molto più bella, se proprio vi devo dire la verità, che è quella poi la stessa dell'edizione inglese. Allora, io ho fatto ovviamente un video dedicato ad Enola Holmes, sia per stare sul pezzo, sia per il fatto che è una parentesi molto carina sull'epoca vittoriana. Cioè, ho preso questo romanzo ed è stata una scusa per me per parlarvi ancora e ancora dell'epoca vittoriana. Infatti, se vedete, è pieno di tutti quanti i post-it, delle cose che io ho sottolineato, perché si trovano poi dei riferimenti all'interno di tutti quanti i saggi che io ho sull'epoca vittoriana. Ed è stato bellissimo perché in parte parla della condizione femminile e del fatto che l'autrice non è che si sia inventata tutto, Nancy Springer, cioè nel senso c'erano delle confraternite di donne lottatrici che facevano karate, vabbè scusate, ogni tanto cambio gli accenti perché sono stupida, e sono cose che io ho trovato interessantissime e che sono contenta di non aver ignorato, non so come spiegarvi, cioè mi mette allegria sapere che ho approfittato di un'uscita magari per stare un pochino sul pezzo, per mandare avanti un piano editoriale, per magari far conoscere o far crescere un pochino sul canale YouTube, attraverso poi un ritorno che è stato quello di scoprire nuove cose. Quindi no, vabbè, sono veramente tanto contenta. È sicuramente una lettura, volendo, giovanile, eh? Cioè io mi sono divertita tantissimo a leggerla, è scorrevole, ve lo bevete veramente in un pomeriggio anche questo, secondo me, e lo consiglio anche da regalare, cioè se avete delle nipoti, delle sorelle o amici più giovani, secondo me è un ottimo regalo da fare se poco poco sapete siano appassionati di epoca vettoriana, comunque di misteri, di gialli. E poi non scordiamoci che comunque nel riadattamento c'è Henry Cavill, che a me mi fa sangue, regà, con quelle spallone, c'è uno Sherlock Holmes con quelle spalle enormi, cioè vabbè, di che stiamo a parlare? Armadio Holmes è la prossima saga ispirata a Sherlock, perché ovviamente si chiama Enola Holmes perché in questo universo parallelo, diciamo, un po' apocrifo, infatti da quello che ho capito si è beccata tutte le critiche
dai veri fan di Arthur Conan Doyle, perché cioè, alla fine boh, è una rivisitazione comunque simpatica che permetterà, secondo me, alle nuove generazioni di avvicinarsi anche al mondo di Sir Arthur Conan Doyle, che noi porteremo come anthology. Io vi ho detto che stavo lavorando alla Lovecraft Anthology, ma non ce la farò mai per luglio. E il prossimo autore, stando comunque alle date, è proprio Doyle, che se non sbaglio è morto e nato il 22 maggio? Vabbè, poi vi do conferma. E su Doyle io ho la biografia di Mattia Spirito, edito dalla Flowerhead, quindi secondo me da là possiamo tranquillamente partire per la nostra scoperta di Arthur Conan Doyle. Sempre per la mia voglia di stare sul pezzo e di beccarmi qualche views e di far crescere e far conoscere questo canale YouTube, ho fatto un recuperone letterario molto importante, ovvero finalmente mi sono letta Il giro di vite di James, dopo anni. Io ho anche Ritratto di signora qua sotto, in mezzo a tutti quanti Newton, madonna raga, io la devo riorganizzare tutta questa libreria, voi non avete idea del lavoro che io devo fare su questa libreria. Vabbè, lasciamo perdere, se non mi sento male. Comunque, recuperone del quale io ho fatto un video di approfondimento che vi invito, anche perché è in collaborazione con la nostra Ederic, architetta del Macabro Cuore, in cui parliamo appunto di Bly Manor, perché The Haunting of Bly Manor è stato tratto in parte anche da Giro di vite di James ed altri suoi racconti. Ma questi sono approfondimenti letterari che vi lascio per il video apposito, che vi invito caldamente a recuperare, anche perché non voglio neanche essere troppo ripetitiva e raccontarvi di libri dei quali vi ho già raccontato abbastanza. Stessa cosa anche per Le streghe di Roald Dahl, io questo l'ho letto, tra l'altro un'altra caccia Book Rider fighissima, questo ho pagato tipo €1,80, vabbè, e so che è uscita anche la nuova edizione della Salani, e quindi sempre con l'illustrazione di Quentin Blake, che vi consiglio di recuperare eventualmente. Anche questo per me è un grande recuperone, perché Le streghe di Roald Dahl, sul quale abbiamo fatto il video di approfondimento, io non lo avevo mai letto. Di Roald Dahl ho scoperto che la Odoia ne ha fatto anche una biografia, che mi interesserebbe molto leggere, perché anche Roald Dahl ho scoperto essere un autore molto controverso e sono curiosa di conoscerlo approfonditamente. Io sono stata una delle poche che non è cresciuta con i romanzi e le letture di Roald Dahl, cioè Le streghe io me lo sono letto a 33 anni ed è stato il mio primo romanzo di Roald Dahl, quindi immaginatevi come è stato molto particolare, perché l'ho sempre sentito nominare, il GGG, la fabbrica di cioccolato, Le streghe, un sacco di altri romanzi che non hanno fatto parte della mia vita da lettrice. È arrivato adesso Roald Dahl, sicuramente è stato molto interessante, e ho visto anche i due riadattamenti cinematografici. Mi dispiace, ma quello con Anne Hathaway non ha nulla di magico, non ha nulla di terrificante, non ha nulla di stregonesco e non ha nulla di veramente terribile come il primo riadattamento con Angelica Houston. Vabbè, io la amo profondamente, la mia Morticia Adams, ma quel film ha la carica giusta di questo romanzo, che ha anche quella sana ironia, cioè tu vieni perculato da Roald Dahl, ed è un'esperienza secondo me da fare assolutamente, lo scrittore che sotto sotto ti vuole un pochino spaventare, cioè questo era da leggere forse da bambina, ma anche da adulta ha avuto i suoi risvolti comici e intensi. Che giornatina, sì. Scusate, ma il video sulle streghe che sta per uscire fra mezz'oretta è destinato ai bambini? O non è destinato ai bambini? No, perché noi se li mangiamo i bambini, giusto? Comunque vi ho postato il selfie tutto carino, bello quanto vi pare, la verità è che io sto a Cavestai ancora truccata davanti al computer a finire di scrivere il video che domani devo necessariamente girare, se volete il giovedì sabato di sta settimana, cioè proprio le emozioni proprio. Trovata la soluzione, domani vi giro il video così, non mi strucco, cioè vado a dormire così sono già pronta, tanto è sulle streghe di Roald Dahl, nel nuovo film hanno cambiato tutto, hanno fatto diventare la nonna afroamericana da che era norvegese, domani diventa messicana. Un po' di retroscena dei nostri video, a partire dai più recenti fino ad arrivare ai primissimi, con i quali avete conosciuto e supportato questo progetto musicale che ci sta tanto a cuore. Instagram non carica le gif, ve la faccio vedere così.
Samara. Anzi, Samari. È tanto, che non ci metto la faccia e faccio una stories così per cazzeggiare, ma ho finito adesso di montare il video su Bly Manor con Ederick. Ragazzi, ci saranno diverse novità sul canale, scusate l'assenza o quella che vi sembra latitanza, ma in realtà oggi ho avuto la call con il network, siamo sotto network e stiamo preparando diverse cosine, quindi raga, stay tuned. Ragazzi, io sono da poco tornata a casa, ho portato il cane, ma non mi strucco ancora perché sto su Premiere a montare il video per domani, che lo devo assolutamente finire. Mi concedo lo struccaggio quando ho chiuso tutto. Ho selezionato tutte le clip per l'Inside Out, quando sono andata a registrare la Llorona da Luke, quando ho fatto tutta quanta la corona a mano per entrare nel personaggio, quando Silvietta mi ha trasformata in Imelda con il trucco e quando poi ho girato la mia parte nei Violetta Rocks Studio. Ti siete anche risparmiati una corona enorme che ho fatto a mano, ma che risparmio di mettervela perché è talmente grande che poi non entra nel green screen. Allora ragazzi, ho girato il video sul culto dei morti messicano, ho indossato la corona per una frazione di secondo all'interno del video, ma sto vedendo quanto è figa e mi pento di non averla messa per tutto il tempo, ma avevo paura fosse un elemento di disturbo, quindi vabbè, ce la teniamo così. Comunque ragazzi, è un'esperienza perché io non mi ero mai vista tatuata e secondo me sono ottimi per vedere come effettivamente ci puoi stare prima di farti un tatuaggio così importante. Mo' ci mando la foto alla mia gente, poraccia, gli è via un corpo. Raga, io sto talmente in hype per lo shooting di Nightmare Before Christmas che oggi mi sono ritrovata ai pantaloni di Jack Skeletron. Vabbè, che in New York è un po' metallaro su Jack Skeletron. Che c'è il terrore che mi sveglio la mattina e non mi stanno più, quindi adesso li proverò tutti. Ma guardate che stronzo, pensa ad essere semimimetizzato, che lui lo sa perfettamente che non può salire sul mio letto. Ma io ne frega niente, qua, sta a far finta di niente, brutto ammasso di pelo. Un disastro ragazzi, si vede che siamo arrivati alla fine del video perché c'è un casino e qua si è liberato tutto quanto. Un'altra lettura che io forse avrei dovuto affrontare da bambina come tante persone, ma che è arrivata nella mia vita in età adulta e mi è piaciuta tantissimo, che ho amato in ogni fibra, in ogni parola, in ogni passaggio, è sicuramente Il giardino segreto di Frances Burnett, cioè sono andata su Google e la pronunciano Burnett, quindi io la pronuncio come spero sia corretto, spero non mi si offenda la Frances, che tra l'altro la porteremo proprio come autrice perché ho la sua biografia ed è una vita interessantissima secondo me da portare. Questa edizione, vabbè ragazzi, è stupenda, io ne ho fatto un video apposito in cui mi avete anche commentato che sembro una venditrice di materassi per come accarezzo il libro, è stato molto divertente quando me l'avete scritto. Perché vabbè, è un'edizione bellissima della Ippocampo e soprattutto la cosa che mi ha appassionata di più in età adulta è stato trovarci tutti i riferimenti esoterici e la simbologia animale all'interno di questo romanzo. Quindi se l'avessi letto da bambina queste cose mi sarebbero completamente sfuggite. Averlo letto in età adulta me lo ha fatto amare per la sua componente adulta, cioè quello che io ci ho trovato interessante rileggendolo ormai da Arianna grande, l'Arianna adulta. Quindi ragazzi, per me è stata un'esperienza meravigliosa. La maggior parte di questi libri sono regali che avete mandato qui al canale YouTube. Questo in particolare mi è stato regalato da Giulia, Più libri più liberi. Io non so come ringraziarvi per questo bellissimo riscontro che noi abbiamo attraverso questi piccoli macabri schermi, è una cosa bellissima. Anche la biografia è stata mandata qui da Elisa e ringrazio tutte le persone che hanno mandato un pensiero qui in questo 2020. Non lo so ragazzi, è bellissimo, non so spiegarvi la gioia, ma soprattutto il senso del sentirmi viva attraverso questo lavoro, quindi non lo so, mi piace tantissimo.
E il fatto anche che nel giardino segreto il passero abbia una simbologia importantissima, il mio amore per i volatili, voglio dire, è ben noto oltre i doppi sensi e le battutine sugli uccelli, ma voglio dire, non lo so, è stata un'esperienza unica e ve la racconto nel video apposito di approfondimento dove magari li ho ordinato un pochino più le idee e le sensazioni nate da questa lettura e da questo romanzo bellissimo. Da questo circolo vizioso, questa catena di rifiuto che ha sicuramente spezzata, pensate un po', grazie a Deacon e alla Pet Therapy. Voglio farvi è che a me il corvo, il cervo e la volpe mi hanno ricordato subito i tre mendicanti di Antichrist, il film di Lars von Trier, anche lì pieno di streghe, di roba un po' macabretta. Ora... Ragazzi, mi state mandando tantissimi messaggi da tutta Italia raccontandomi come vivete voi il culto di Santa Lucia, che io scopro adesso per il video con Valentina. Ma dei messaggi bellissimi, penso che li leggerò in video, ragazzi, e spero di esserne all'altezza. Sto pensando, no, per la live di questa sera, perché non parliamo di Anastasia? Cioè, è stato il cartone della mia infanzia, uno tra i, cioè, ancora la Barbie, c'ha ancora tutte e due le scarpe, tra l'altro, cioè... Scusa, ma... te mancano due cose fondamentali? La pistola, dici? No. Ah. Cioè, tu, voi, insomma, da qualsiasi punto d'Italia possiate arrivare, sappiate che da Termini ci sono un sacco di occasioni per comprare libri all'usato. Scusate, vi voglio far vedere quanto è dolce quando mette le zampine così, arcuate, amore. Sta a guardare che il manager ha tirato fuori il pane, eh? Volevo dire che è arrivato il primo regalo di Natale qui al canale YouTube e cercherò di tenerlo fino a Natale. E vabbè, questo è il copione del backstage di Coco che sarà online sabato. E niente, vado a montare il video. Sì, buongiorno, volevo dirvi che tra ieri e oggi sono arrivati altri due regali al canale che mettiamo sotto l'albero. Sì, là c'è un Cooper selvaggio. Comunque mi sono presentata al corriere in pigiama con la vestaglia e la vestaglia gli ha detto: oh, mica devo aspettare il 6 gennaio, mi sto anticipando al lavoro. Sono arrivati altri due regali al canale che metto sotto l'albero, sto facendo la prova e sto resistendo, non sto aprendo assolutamente nulla. E cioè, per me è che sono una curiosona è... Christmas, I gave you my heart, but the very next day you gave it. Abbiamo cambiato set. No, abbiamo capito che è mappa. Ciao! Anna, cosa ne pensi di The Elephant Man di David Lynch? Per carità, non lo vedrò mai più, se devo piangere così tanto voglio essere pagata. Ma è anche il mio preferito di David Lynch. Il più grande di oggi non sono i 16.000 iscritti, ma il fatto che mi sia entrato il vestitino per una bambina... 6-8 anni dell'outfit di Natale. Questo invece l'ho preso per un progetto ispirato a Notre Dame de Paris per il personaggio di Gringoire, che ha esattamente il cappotto blu, qui ha dei bordi bianchi, ma questo secondo me è un modello che ci si avvicina molto. Fai le foto di Natale con il tuo cane, è divertente, dicevano, è divertente avere la bava ovunque. Contro ogni aspettativa il mio ceppo ha qualcosa da dire. Giusto, Cooper? No, regà, cioè, è uscito. Scusate l'outfit, sono pure scesa alla Conad così che servivano delle cose, ma ce l'abbiamo! Comunque abbiamo fatto anche il controllo qualità, eh? Se offende qualcuno se il video dei propositi lo giro così. La felpa di Sailor Moon. No, scherzi a parte, adesso macchitto tutta per girare. E per oggi pomeriggio mi sa che vi preparo un post su Instagram fighissimo. E ho girato il video dei propositi del 2021. In più i libri che sono arrivati al canale YouTube. E questo è il delirio che ho fatto sul tavolo, ragazzi. 1:10 del girato. Ho appena ricevuto un regalo bellissimo che giro a tutti i miei amici tolkieniani.
Vai, sentite questa. Pam 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 pam. E invece l'ultima lettura del 2020, il mio dicembre 2020, si è concluso come un pochino è cominciato, con le streghe, perché le streghe sono un po' il pilastro di sto canale YouTube, anche se non tutti i giovedì di sabato sono dedicati alle streghe, ma magari sono le dedicate comunque sempre ai libri. Di un libro, di un saggio parliamo, ovvero Stregoneria, crimine femminile di Monia Montechiarini, europrogettista che è stata ospite su questi piccoli macabri schermi e che tornerà nel 2021 perché abbiamo isolato alcuni argomenti interessantissimi dei quali secondo me impazzirete tutti quanti. L'ho sentita via email proprio qualche giorno fa, quindi preparatevi. Questo è un saggio che parla del caso di Donna Prudenzia, la lamia di Blera e altre streghe, ma in realtà è collegato a questo caso nella Tuscia, quindi nel Viterbese, ed è molto molto interessante perché qua, qua traspare tutta la passione di Monia Montechiarini per la stregoneria, cioè si vede proprio che lei vive per studiare questi casi, per portarli alla luce, alla conoscenza dei lettori. È stato un saggio molto interessante anche perché abbraccia molti campi, dall'antropologia alla filologia, al folklore, alla mitologia, oltre al caso di Donna Prudenzia in sé, che tra l'altro ovviamente lei, essendo una giurista, descrive nei minimi dettagli perché è andata a studiare tutta la storia, tutti i documenti, e quindi, cioè, se siete appassionati di ricerca e ricerca storica, è un saggio che non può mancarvi. Cioè, io l'ho trovato veramente molto molto bello e mi ha dato anche la dimensione che c'è dietro un vero lavoro di ricerca, non lo so, e poi scrivere saggi, non lo so, Monia mi ispira tantissimo come figura e come donna perché si avvicina molto a quello che con le mie ricerche anche io vorrei diventare, magari scrivere di quello che imparo, o magari il mio mezzo può essere la condivisione, quindi la scrittura di copioni per creare dei video e quindi contribuire nel mio modo, in quello che magari sento che possa essere la mia strada, che rimane comunque di condivisione. Quindi per me è stato veramente prezioso lavorare con Monia, invitarla sul canale, farvela conoscere. Insomma, è stato bellissimo e sono contenta che il mio 2020 si sia chiuso con questo saggio e con questo video fatto insieme a lei. E che dirvi, ragazzi? Che siamo arrivati alla fine e io ho veramente molta paura di andare a vedere la durata dell'audio, perché in genere il mio infarto arriva quando io vedo l'audio, perché quello mi rimane continuo. I video ogni tanto mazzo, stop, riprendo, metto play, quindi non mi danno l'idea. Ho molta paura. Però vabbè, ragazzi, d'altronde che dobbiamo fare? Prossimo e nella padronanza delle cure officinali racchiudeva tutta l'antica sacralità che era appartenuta alle prime divinità femminili, venerate con devozione, poi condannate per combutta col diavolo. Bene, vittoriani del mio piccolo macabro cuore, anche per oggi questo 2020 attraverso le mie letture termina qui. Spero vi abbia divertito, spero vi abbia tenuto compagnia. Stringo un attimo con le conclusioni, regà, perché c'ho paura sia uscito un papiro, tanto che rimane in tema, e vi rinnovo l'appuntamento al prossimo martedì per il nostro video super vittoriano e super egiziano. Mentre per gli amanti dello streaming mi trovate su Twitch tutti i giorni, a seconda della fascia oraria. La mattina l'ora del cappuccino, il pomeriggio l'ora del tè e la sera l'ora della camomilla. Qualche consulto di carte, oracoli o anche semplicemente per prenderci una tazza di tè insieme. Ci vediamo al prossimo video, un bacione, ciao ragazzi!